Ragazzi, so che sono molto in ritardo, mi sistemo, ma ho avuto tanto tanto da fare. Prima volevo finire la serie su Mineko's Night Market e ce l'ho fatta, l'ho finita. Poi mi è nato il nipotino, il mio primo nipotino. Adesso sono un po' influenzata, mi si è rotto il microfono, ma ne ho comprato uno nuovo, non lo vedete, ma è bellissimo, funziona da Dio. Non ho mai provato a ridere con questo microfono però, quindi non so cosa succederà quando rido, perché con l'altro non gli piaceva la mia risata. Vabbè, quindi sono partita molto in ritardo, non so neanche quanto riuscirò a registrare perché ho un mal di gola pazzesco. Ma ci provo anche perché ho voglia di giocare. Continua, direi anche di no. Nuova partita. È dal 1° luglio del 2022 che non gioca. Sono andata a vedere su Steam. Allora, io qui mi creo il personaggio e ci rivedremo più tardi perché ci metterò 3 ore. Ok, personaggio creato. Non mi convince tantissimo il rossetto. Volevo replicare il mio. Però con i suoi capelli non è che ci stia al massimo. Però al massimo lo ricambio più avanti. Scatticchia. Oh, caro lui, mio amor. Può essere che dovrò abbassare. Ho messo estremamente alta. Volevo sperare di riuscirci a giocare. Magari abbasso semplicemente ad alta. Ciao cara. Howdy. Ciao, tu devi essere Katra. Io sono Mian, l'altro costruttore. Sono arrivata ieri. È un piacere conoscerti. Sono qui per portarti alla Gilda del Commercio. Ci troveremo il costruttore che è andato in pensione e il responsabile. Non facciamoli aspettare, seguimi. E può essere che taglio via questa parte perché l'ho registrata nella beta, l'ho registrata nell'accesso anticipato. Mi sa che è un po' rompimento di coglioni se la registro anche adesso. Vabbè, vi faccio io il riassunto. Quello Yan è uno sfaticato, ok, responsabile della Gilda del Commercio. Quello a fianco è Mason, che se avete giocato My Time at Portia lo vedete lì verso la fine, perché lui adesso qui sta andando in pensionamento e si trasferirà nei dintorni di Portia, quindi lo riconoscerete se ci avete giocato. I'll be overseeing you with Mian. This here's Mason. See that workshop there on the other side of the tracks? It used to be Mason's, but now Quella in fondo it's è la cattapecchia di Mason che noi riceviamo in eredità. E lui se ne va, uomo di poche parole, come piacciono a me. Ora dovremo fare, sai, le solite cose, raccogliere roba per costruire i nostri primi attrezzi, bla bla bla. Che fastidio il mouse che ritorna al centro. Ho un po' di posta. Lettera degli sviluppatori è importante? Mi danno una lampada di lusso con nappa. Sembra fare un po' schifo, ma va bene. Una poltroncina conignetto. Grazie
grazioso divano basso, questo lo apprezzo già di più. Pacchetto notturno crepuscolare. Oh, qui è perché ho pagato i money su Kickstarter, mi sa. Ormai è passato tanto di quel tempo che non ricordo più. Proviamo a metterlo. Bla bla bla, tutorial, sì, ok. Oh. Cioè, aspetta che questi scarponcini qua non ci stanno. Cioè, con quale eleganza inizierò questo gioco? Cioè, sono veramente figa. Vorrei saper correre io in quei tacchi. Non so neanche camminare in questi tacchi, figuriamoci correre. Mouse di merda. Why, hello there. You must be the builder. Lei è il ministro Matilda della Chiesa della Luce. È qui al posto della sindaca Trudy, che è da qualche parte, non mi ricordo dove. Ok, nome della bottega. Che nome gli do? Oh, tutto mi. Come sempre. Bla bla bla, ora abbiamo bla bla bla. Ora abbiamo la licenza. E ora ci verrà dato il nostro primo incarico. Oh, ehi Catra, hai ricevuto anche tu il messaggio di Yang che diceva emergenza, vieni subito? Mi chiedo quale sia l'emergenza. Vuole che gli salviamo il culo, ma sto scemo. Ascoltami bene, pigrone buono a nulla. Io e i miei ragazzi ne abbiamo abbastanza delle tue scuse. Dov'è la nostra gru, eh? Ascolta Rocky, vecchio compare, vecchio amico, nessun compare, amico, visto che Maso è andato in pensione avevi promesso che l'avresti costruita tu. Prima hai avuto il raffreddore, poi era la tartaruga che stava male e oggi scopro che neanche ce l'hai una tartaruga. Hai idea di quanti soldi sto perdendo qui? Adesso sono costretto a pestarti, spiacente amico, ma è una politica aziendale. Aspetta, no Rocky, ascoltami, volevo solo dirti che stavo giusto assumendo un nuovo personale per occuparsi in special modo del tuo incarico. Guarda, ecco i tuoi costruttori. Forse è il momento sbagliato? Devo leggere di corsa perché altrimenti non mi danno il tempo con i sottotitoli. No, no, anzi, il momento è perfetto. Mr. Rocky qui è a capo dei recuperi Eufaula e ha un incarico molto speciale in cui dovremmo occuparci immediatamente. Hanno bisogno delle gru, molto semplicemente. Lei mi ha, ne fa una, io ne faccio un'altra, bla bla bla, siamo a posto. E lui non viene picchiato, peccato. Avrei guardato con gioia. My pal here commissioned two crane lifts to move. Sorry for putting you two on the spot. If you're looking for parts, we have a bunch of salvage in our company. Se ci serve roba, hanno materiale di scarto nel cortile. Normally we charge a weekly fee for access. Abbiamo un pass settimanale gratuito che io sfrutterò al massimo. Install it for me as well. Perché sono taccagna. So yeah, you can have it. Ora, questo è il giornale che mi ha consegnato.
Luca, che bello che è. Ho la lettera da parte di mamma e si può rispondere? Non si poteva rispondere una volta. Comunque, scusate se sto ciucciando. Non so se il microfono cattura, ma è... Boroccellina. Per il mal di gola. Da 3 giorni che sto andando avanti. E non mi passa neanche un pelo. Bella sta cosa che su alcune lettere posso scegliere come rispondere. Vabbè, questa è la mamma. Possiamo rispondere? Cosa rispondiamo alla mamma? Va tutto bene, non preoccuparti per me. Ho già registrato la mia bottega e le ho persino dato un nome. Non vedo l'ora di iniziare a occuparmi dei primi incarichi. Va tutto malissimo, manda i soccorsi. Oh, che tempo che c'è da queste parti. E la sabbia, la sabbia. Perché mi finisci nei calzini? Come fa? Sì, spediscimi quelle trapunte, avevi ragione, non immaginavo che abbia fatto così freddo di notte. Cioè, se sono gratis, dammi le trapunte, mamma. Mi invierà veramente le trapunte? Maestro Pebbles? Non c'era prima Pebbles. Chi sei? Il figlio di Rocky e Crystal. Il figlio di Rocky? Che bel bambino che è venuto giù. Va bene. Non c'era prima. Né in beta né in accesso anticipato. Boh, stagliamo le gru, che ho bisogno di picconare rame giù. Abbigliamento adatto per questo tipo di lavori. Vai, cavia. Prova la gru, che almeno se non funziona, muori solo tu. Perfetto. Quante lettere? Ok, oggi che c'è la tempesta di sabbia dovrebbe esserci stata la festa di addio di Mason e sarà spostata. Va bene. Jan. Adesso c'è il bordello dovuto dalla... a causa della tempesta di sabbia. No, ma il vecchietto sotto... incastrato sotto la sabbia. Ciao Mian, sì, sto bene. Fate un po' i cazzi tuoi. Bla bla bla. E su via sciocchezzuole. Viviamo nel deserto adesso, cosa ti aspettavi? Oh, la risposta della mamma. Ah, sapevo che ti sarebbero servite. Che cosa le avevamo chiesto? Le coperte? Oh, me le hanno spedite in via prioritaria. Va bene. Non so se mi arriveranno mai veramente.
Andiamo di qua, che si prosegue con la missione principale. Allora, questo era il palco su cui avremmo dovuto fare la festa d'addio di Mason. Ma è leggermente distrutto. E bla bla bla, noi ovviamente lo dobbiamo ricostruire. Continuo a saltare perché l'ho già registrato due volte sta roba. Adesso cos'era meglio? Fare la scenografia o il supporto? Vabbè dai, facciamo il supporto. By the way, if you guys need it, you can go ahead and salvage. Io non ho il coso abbastanza forte. Sono troppo schiappa. E niente, scorreggio. Maledetto Fang. In faccia ti scorreggio. Ho ricevuto un telegramma dall'ufficio postale di Atara secondo cui i disegni sulle mitra punte sembravano un linguaggio in codice di Duvos. Ma ci pensi? Non so niente di Duvos, se non che sono una manica di palloni gonfiati. Ad ogni modo hanno trattenuto le trapunte e hanno mandato delle persone qui a interrogarci. Fortunatamente le autorità di Highwind hanno garantito per me. Le trapunte dovrebbero essere in viaggio proprio ora. Che gran mal di testa. Il linguaggio in codice di Duvos. Ah, scusa di disturbo, mamma. Vediamo di installare sto palco. Mi sono presa la mia dovuta calma. Sono in autunno, ho passato tutto il mese scorso a fare commissioni e a raccogliere un po' di materiali. Sono prima, ho superato Ian, anche abbastanza facilmente, devo dire. Sono contenta. Ora, finalmente, potremo mandare via Mason, perché è ancora qui che aspetta. Ok, qui abbiamo finito, lo andremo a dire a Matilde, lei. Povero Mason, autunno ed è ancora qui che aspetta, non può andare via finché non facciamo la cerimonia d'addio. Andiamo ad avvisare Matilda, così ci darà la giornata per la celebrazione. Domani mattina, ok, domani mattina Mason potrà levarsi dai coglioni. No, Mason si leva dal cazzo. Salve a tutti e grazie di essere qui. La cerimonia di oggi segna un'occasione un po' triste. Uno dei migliori costruttori che questa umile città abbia mai avuto se ne va per godersi la meritata pensione. Vuoi dire qualche parola a Mason? Sembra che il nostro caro Mason sia sopraffatto dalle emozioni. Andiamo gente, su con la vita. Brindiamo a Mason, ai nuovi inizi e al futuro di Sandrock. Io sono qui solo per la canzone. Non la fanno? Mi ricordo malissimo. Mi ricordavo di una canzone cantata. Ma a quanto pare sto sbagliando un momento.
Sembra che fuori stia succedendo qualcosa. È dove bullizzano Burgess? No? Provate il treno, Logan! Ma perché è sopra un caprone? Avevo un cavallo l'ultima volta che ho visto questo, questa cutscene. È sul retro, vado io. Tutti con le mani alzate, che nessuno si muova. Ehi, ho detto bla bla bla. Come mai questa scelta, Logan? Ce l'ho, andiamo. Fermo Logan, ti abbiamo preso stavolta. Una giornata. Educato, su via. Bontà divina, non di nuovo. Guarda che belle maniere. Dice anche buona giornata. Aveva un cavallo l'ultima volta che ho giocato io. Perché adesso cavalca un caprone? Good day. How are you? Ciao Matilda, sto bene adesso, mi è passato un mal di gola, grazie. Ok, adesso ci introduce la coltivazione. Dambi, dove corri? Dove entri che sta andando tutto a fuoco? Dambi, dove cazzo vai? Non è il momento. Aio, mi hai dato una pentolata in faccia. Oh no, sono circondata! Non so con che coraggio abbiano attaccato la fattoria di quest'uomo gigantesco. Siete un po' in ritardo, ragazzi. Per un pelo. State tutti bene qui dentro? Ah, se foste arrivati prima sarebbe stato meglio. Salve, tu devi essere il nuovo costruttore. Sono Zeke. Non è il momento dei inconvenevoli, stupido. Guardati intorno, l'intera fattoria di umidità è distrutta. Ciò. Oh. Quella cosa laggiù è importante, Zeke. Mi sembra piuttosto mal ridotta, è esplosa. Senza quello, tutti i raccolti moriranno bene. Vabbè, nessun problema, io ti aggiusto tutto. Sto saltando perché l'ho già registrato nella beta e nell'accesso anticipato. Ricicliamo qui le parti. Ok. Yes. Are you here for the hydrogel? Good. Oh, and one more thing. I'm quite certain that one of the materials you need for this, a condenser, can be acquired at Reach, a ruins in town that has been closed off by the Ok, allora ci dice che uno dei materiali di cui avremo bisogno, il condensatore, è rinvenibile nella breccia, che però è chiusa. Devo parlare con Justice per farmi entrare. Allora. Diario di Gordana. C'è roba qui, si può andare, no?
Leggiamo. Questo l'avevo già letto, ma non so se l'avevo registrato. Lo leggo perché mi fa tanta tristezza, voglio leggerla lo stesso. Papà diceva sempre che le cose si stavano mettendo male. Credeva davvero che ci sarebbe stata una guerra. Non avevo mai prestato particolare attenzione alle notizie, ma avrei dovuto. Sono ancora scioccata. L'alimentatore ha poca energia. Ho finito le provviste 6 giorni fa. Sento che dovrei mettere tutto nero su bianco prima della fine. Forse qualcuno troverà queste mie righe un giorno. Ci siamo. Quel giorno non andai a scuola, per ordine di papà. Pensai di fare qualche servizio e poi parlare con gli amici su WeTalk. Verso mezzogiorno, appena dopo aver finito di pranzare, ci fu una grossa esplosione seguita da una luce accecante. Poi il suolo iniziò a tremare e le mura si squarciarono. La nostra casa fu letteralmente sbalzata via. Avevo tanta paura. Mamma arrivò di corsa e mi infilò nella vasca da bagno. Le scosse e le esplosioni durarono una vita. Mamma non mi lasciò neanche per un attimo. Quando le scosse finalmente cessarono, la nostra casa era ridotta in macerie. Anzi, l'intero quartiere era praticamente distrutto. L'aria era piena di fumo e polvere. Randall, la nostra IA domestica, era rimasta schiacciata da un muro. Mamma provò a chiamare papà, ma la rete non funzionava. Ricordo una comunicazione d'emergenza che invitava la gente a cercare aiuto nei rifugi predisposti dalle autorità. Quindi prendemmo ciò che potemmo e ci recammo verso il rifugio più vicino. In pratica le strade non esistevano più, quindi ci inerpicammo in quello che era ormai un territorio devastato. Il rifugio non c'era. Non so dove fosse finito, ma al suo posto c'era il museo d'arte che si trovava dall'altra parte della città. Che volo ho fatto! Penso che fu in quel momento che realizzai che il mondo non sarebbe mai più stato lo stesso. Il cielo si oscurò. Non riuscivo neppure a vedere le mie mani senza una luce. Erano ormai passati alcuni giorni dall'evento. Non eravamo ancora riusciti a trovare papà. Mamma piangeva ogni volta che pensava io dormissi. Incontrammo degli altri sopravvissuti. Eravamo più o meno in 30 e vivevamo nel museo d'arte. Si diceva che i combattimenti stavano proseguendo intorno alla Luna e che le nostre piattaforme orbitali erano ormai distrutte. Io tendevo a disinteressarmi di quel tipo di discussioni. Non ci volevo pensare. Il nostro gruppo riuscì a trovare del cibo, ma non c'era ancora alcun segno delle autorità. Era come se il governo fosse stato spazzato via. È probabilissimo che sia stato spazzato via. Ok, diario. C'è la seconda parte del diario. Dopo alcuni giorni il nostro gruppo fu attaccato da 2 uomini armati. Mr. Arby li affrontò. Gli spararono. Quello alto ci disse che ora erano loro la legge. Se volevamo sopravvivere, dovevamo ascoltarli e fare tutto ciò che ci dicevano. Come eravamo passati da una società civile a quello? Qualcuno provò a resistere e si scatenò il caos. Mamma mi portò via e corremmo fuori, nell'oscurità. Non ricordo quanto lungo scappammo, ma ci fermammo solo quando trovammo una voragine nel terreno. Non avevamo portato molte cose con noi durante la fuga. Io avevo il mio cellulare e mamma qualche barretta, ma nient'altro. Faceva freddo. Non volendo attirare l'attenzione, decidemmo di scendere nella voragine. Beh, era più che altro un'enorme ruppe, al di sotto della quale erano sepolti dei grattacieli. Non sapevo neppure che esistessero delle armi in grado di provocare quel disastro. Rompemmo una finestra ed entrammo in uno degli edifici. Era un ufficio. C'erano moltissimi cadaveri e la puzza di marcio era insopportabile. In alcune parti dell'edificio c'era ancora l'elettricità. Mamma provò a collegarsi alla rete per contattare papà, ma senza fortuna. I bot pulitori giravano senza meta, probabilmente perché erano stati scollegati dalla All Source. C'erano delle coperte nell'ufficio, ma sentivo ancora freddo. Finimmo il cibo un paio di giorni dopo. Mamma perlustrò l'edificio, ma non trovò nulla da mangiare. Probabilmente era già stato razziato.
Mamma decise di uscire alla ricerca di cibo e mi chiese di rimanere lì perché poteva essere pericoloso. Le dissi di non andare, la pregai. Mamma mi abbracciò e mi disse di essere coraggiosa. Poi se ne andò. Sono passati 4 giorni. Non è ancora tornata. Dormo per gran parte del tempo. Ho fatto dei sogni in cui mamma e papà mi portavano sulla spiaggia. Poi mi sveglio nel buio. Non so cos'altro scrivere. Ho fame, ho sete. Mamma, papà, mi mancate. Mi dispiace per tutte le volte che vi ho causato problemi. Farei di tutto per potermi comportare meglio. Vi voglio bene. Credo che mi fermerò qui. Il mio nome è Gordana. Oh, che tristezza. Oh oh. Ma che... Stagisti, prendete tutto ciò che potete. La nostra arma definitiva è quasi completa. Vicepresidente, occupatene tu. Io ho un'ultima cosa da fare. E niente. Aio. Maledetto. Va bene, i giggler passano da qui. Devo trovare il condensatore che è lì e bloccare il buco. Andiamo a installare la roba che l'ho già completata. Oh, e ho anche una commissione. Tieni. Beh, adesso ti riparo tutto, Zeke. Non ti preoccupare. Se riesco là. Guarda che bellezza. Guarda che bea. Guarda che funziona. Oh, Robinum. You know, if you weren't able to build this, we would have had to revert, but you saved the day. Let me do some cleaning around here. Ok, adesso lui, credo già da domani, me lo ritrovo davanti a casa, mi insegnerà a piantare roba. L'ho già registrato, non è nulla di chissà quanto wow, quindi non lo includerò.